Sì, l'attività di Alessandra all'interno del progetto si colloca come diciamo, intervento in parte video artistico, ma si colloca come intervento anche di impegno sociale e denuncia anche sociale. L'Agenda 2030, da cui è nata l'ispirazione di questo progetto, che appunto si chiama Storie 2030, trae le basi proprio da due azioni fondamentali che, dell'Agenda 2030 dell'ONU, che riguardano quindi i cambiamenti climatici e soprattutto la vita sulla Terra. Rispetto a vita sulla Terra, Alessandra Ferrini ha realizzato con una parte degli studenti coinvolti in tutto il progetto un'attività sicuramente molto interessante e di grande efficacia comunicativa. Sì, abbiamo lavorato su un archivio sonoro, un archivio prodotto da Radio Ghetto Voci Libere, che è appunto una radio tenuta da un gruppo di braccianti nella provincia di Foggia, che appunto la usano per denunciare le condizioni di effettivamente schiavitù, perché si tratta di schiavitù moderna in cui si trovano appunto a vivere, a essere sfruttati nell'industria dell'agricoltura italiana. E niente, abbiamo lavorato con i ragazzi su questo archivio sonoro, quindi la questione di fare un video documentario sperimentale a metà tra prodotto artistico e prodotto documentario, di film documentario, appunto solo basato sul loro archivio sonoro. E quindi abbiamo poi lavorato su, diciamo, molto prima tutta una fase di preparazione su queste tematiche, che sono tematiche molto delicate ovviamente, e sull'etica del lavoro documentaristico appunto. E poi abbiamo lavorato appunto su cercare di trovare un output visivo per queste parole così appunto importanti, che un output visivo che potesse sviluppare, diciamo, portare fuori al meglio l'importanza di queste parole che spesso non sentiamo, no? Le parole appunto dei migranti stessi che vengono sfruttati sui campi di pomodoro in questo caso. E così abbiamo lavorato insieme in gruppi, e poi abbiamo fatto un video collettivo che è risultato appunto, abbiamo presentato stamani.